La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. La notte appena scesa la stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa né uno né l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tira addosso, tira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brindano certo iniziativa, le contromisure sino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli, se non per dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo il gusto a dare a tutti consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole acute: il frutto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono al commissario e gli dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Se sì, i carabinieri, loro deve le vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti e con gli occhi rossi, capelli in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, come se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. Ma la stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un strema unzione, il bene effimero della bellezza, l'amore canta in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta spasso per il paese, l'amore sacro, l'amor profano. Bravo!